Questo pezzo è dedicato a due grandi talenti della cultura mondiale, che ha fatto sì che in alcuni di noi, seppur perdenti, fossero destinati a una vittoria futura e possibile. Questi due talenti che nel campo della cultura, della musica e dell'arte e dell'evoluzione in genere sono per me Charlie Parker ed Evaristo Beccalossi. Forse molti di voi non sanno chi era Charlie Parker, e allora io spiego chi era Beccalossi. Beccalossi è stato uno dei più grandi talenti inespressi del calcio italiano. Stiamo parlando di gente che io ho visto e molti di voi hanno visto. Io non posso dimenticare una partita che era Inter-Slovan Bratislava. Io l'ho vista e chi l'ha vista sa di che cosa sto parlando. Per chi se ne intende, ma anche per chi non se ne intende di calcio, sa le difficoltà di un giocatore in una semifinale di Coppa UEFA assumersi la responsabilità di tirare un calcio di rigore. Lui guardò tutto lo stadio negli occhi e disse: "Lo tiro io". E io pensai, come tutto lo stadio: "Questi sono uomini veri". Prese la palla, la mise sul dischetto del calcio di rigore, con la sicurezza dell'uomo che non avrebbe mai sbagliato. E lo sbagliò. E io pensai: per me resta sempre no. Ma quando 5 minuti dopo l'arbitro assegnò un altro calcio di rigore, e per chi se ne intende, ma a questo punto anche per chi non se ne intende, sa la difficoltà di un giocatore che appena ha sbagliato un calcio di rigore riassumersi la responsabilità del calcio. Lui guardò tutto lo stadio negli occhi e tutto lo stadio disse: "No, puttana Eva". "Lo tiro io". Prese la palla, la mise sul dischetto del calcio di rigore con la sicurezza dell'uomo che non avrebbe mai e poi mai risbagliato. E risbagliò. E io pensai: per me resta un uomo, anche se è sfigato, ma pur sempre un uomo. Ma quando 5 minuti dopo l'arbitro assegnò un calcio d'angolo all'Inter e lui guardò tutto lo stadio e tutto lo stadio disse: ma perché questo ci guarda sempre? Ma che vuole i sordi?". Prese la palla, la mise sul dischetto del calcio di rigore e là io pensai: forse è uscito un po' fuori di testa. E non mi sbagliavo, perché 5 minuti dopo, al limite dell'area della sua porta, fregò la palla al suo portiere e il suo portiere disse: "A Beccalossi, ma che cazzo stai facendo?". "E via, vado a casa. Basta, non gioco più". E attraversò tutto il campo, scartò tutta la squadra avversaria, da solo, davanti al portiere, con una finta fece fuori il portiere, davanti alla porta, scartò anche la porta. Palleggiando di testa, di tacco, scavalcò l'imperiale di San Siro, fece fuori un altro imperiale, scartò tutti quelli, i paganini, tutti quelli che facevano pizzetti e un toglio. Fu fermato solo in mezzo al piazzale Axum di Milano dal tram numero 15. E dopo 10 giorni, quando si risvegliò dal coma, la prima frase che disse fu: "Beh, cazzo ragazzi, se non eri pure questo, lo tiro io!"